La pubblicità va in televisione. La pubblicità è innocente, sembra indicare cose perfettamente normali. Guardate cosa sta capitando. Due ragazzi nella loro stanza si carezzano. A un certo punto chiudono la stanza per potersi baciare, stringere. Dolcezza senza zucchero. Guardate Dietorelle, guardate. La pubblicità va in televisione, la pubblicità serve a far sembrare che tutto sia quotidiano, normale. Guardate. Dopo due ragazzi che si chiudono nella stanza, si vede un'altra variante degli amori. La fantasia. Un uomo con due donne. Un uomo con due donne. Un uomo con due donne, Dietorelle. Guardate. Beh, vanno ringraziati, no? Perché è questo in fondo, quest'idea di un'indifferenza sessuale che si vuole oggi stabilire con una legge. Beh, credo che sia non immorale, sia osceno fare una pubblicità nella quale si vedono bambini che si carezzano e nella quale si vedono due donne con un uomo a letto per fantasia. Si vuole fantasia? E questa è la fantasia? Sono questi i valori che dobbiamo trasmettere imponendoli con la pubblicità? E non c'è un garante che dice no? Grazie mio parere. Avete fatto una serie d'avanguardia per vendere meglio, per essere alla moda. La dolcezza non ha bisogno di zucchero, ma di un po' di fantasia. Un po' di fantasia, guardate quella dalla fantasia. Dalla natura la foglia di stevia. Un uomo, una donna, un'altra donna. Dolcezza senza zucchero. Tanto cosa conta? Perché un uomo e una donna devono essere l'unica forma possibile di coppia? C'è anche una coppia a tre, una coppia a quattro, una coppia con cani, gatti, animali magari. Vedremo anche questo? Grazie Dietorelle, grazie.